grazie. Ciao. Sono qua. Ciao. Ascolta, non era certo questa la partita da vincere, vista la differenza di qualità, però giocare a calcio sarebbe stato, provare sarebbe stato dignitoso. Dopo una sconfitta così, cosa si dice? C'è poco da dire, solo di fare mea culpa, solo di prendersi ognuno di noi le proprie responsabilità, e prima di tutto il responsabile maggiore è il sottoscritto. Detto questo, credo che sia stato meglio prendere 6 gol che prenderne uno solo, perché questo comunque ci dà la dimensione di quello che ci può aspettare se non hai da qui alla fine un modo di interpretare le partite differente, che non vuol dire andare in campo fregandosene, perché nessuno dei ragazzi se n'è fregato o è stato superficiale, ma non bisogna avere timore, non bisogna avere paura, non bisogna avere eccessiva tensione addosso, perché questa non porta a nulla di positivo. Quindi è chiaro che è una sconfitta pesante, amara e anche vergognosa per certi aspetti, ma preferisco che sia così piuttosto che uscire da qui magari con un semplice 1-0 e pensare che le cose possono andare bene, perché se hai un atteggiamento di questo tipo e uno spirito combattivo di questo tipo, pur perdendo 1-0, poi da qui alla fine sarebbe comunque complicato. Mister, buonasera, metto subito le mani avanti e le chiedo di non arrabbiarsi, o meno di non arrabbiarsi troppo per la domanda, ma dobbiamo rivolgergliela. Volevamo sapere, rispetto al trend negativo del Bologna, quanto incide o quanto è inciso l'infortunio di Destro, e quanto le voci ricorrenti di una federazione interessata a lei per la sostituzione di Conte. La seconda dico che non c'entra proprio nulla, perché ho già ribadito il concetto che per me è importante e mi interessa solo del Bologna, il resto non mi interessa nulla. Quanto a Destro, purtroppo è un dato di fatto, Mattia non l'abbiamo, anche se il ragazzo scalpita per poter tornare, ma ci sono dei tempi che vanno, come ho detto in conferenza stampa qualche giorno fa, che vanno rispettati, e non si può assolutamente prescindere da quelli. Io è chiaro che mi auguro quanto prima di averlo, però questo vuol dire aver valutato anche altri giocatori, aver capito che cosa e che tipo di apporto ti possono dare, ma non sarebbe stato certamente Destro in piena efficienza stasera che cambiava l'iter della partita se noi non diamo un'impronta diversa alla gara, cosa che stasera non siamo stati capaci di fare. Quindi come ho detto prima, il responsabile principale è sottoscritto e dobbiamo reagire nella maniera giusta, perché abbiamo 4 partite, abbiamo tanti punti in palio, abbiamo ancora punti da fare per garantirci la permanenza in Serie A. Non era facile prima ed è comunque difficile ora, e ci proveremo con tutte le nostre energie. Chi non mi dimostrerà questo, chiaro che non sarà mai dalla gara. Buonasera. Buonasera. Una curiosità sul Bologna e una sul Napoli. Sul Bologna, io ero al Dall'Ara all'andata e ammirai un Bologna straripante che mise in crisi il Napoli proprio sul terreno che di solito è più congeniale al Napoli, quello dell'intensità e della velocità. Che cosa è cambiato rispetto ad allora? Beh, è cambiato esattamente questo, che ho fatto vedere anche l'altro giorno, anziché far vedere la classica clip che faceva vedere, che mostrava le ultime partite dell'avversario, ho fatto vedere di come abbiamo interpretato quella partita, e credo che quello potesse essere un buon monito per quello che poi stasera avremmo dovuto fare in campo. Invece così non è stato. All'andata siamo stati così, siamo stati aggressivi, siamo stati alti, siamo stati propositivi, siamo stati molto efficaci in tutti i contrasti, in tutti i tackle. Stasera invece no, siamo partiti subito sconfitti in questo, ma basta vedere la prima palla che abbiamo avuto da giocare, e pur avendo una certa libertà l'abbiamo subito messa in fallo laterale senza avere quella convinzione di colui che sa di poter fare anche male, di poter costruire, di saper dimostrare il proprio valore. Invece siamo partiti già col piede sbagliato, e poi il primo gol dopo 10 minuti ci ha condizionato ancora di più mentalmente, e ci siamo fatti fare dei gol anche abbastanza assurdi, insomma. Ma questo è, ripeto, è un cazzotto bello in faccia che ci deve fare
riprendere in fretta e capire che tipo di atmosfera ci sarà da qui alla fine. E poi una curiosità anche sul Napoli: si dice sempre che il Napoli non abbia molte alternative, però questa sera 6 gol distribuiti fra 3 giocatori, Gabbiadini, Mertens e David Lopez, che proprio titolarissimi non sono stati quest'anno. Allora non è vero che non ci sono proprio alternative? Non mi sembra, insomma, ma credo che il parco giocatori del Napoli sia un parco giocatori da seconda squadra del campionato di Serie A, quindi è chiaro che ci vogliono le idee, ci vuole il gioco, ci vuole tutto, ma ci vogliono poi dei protagonisti, degli interpreti che siano di assoluto valore, così come il Napoli ha, perché quando poi fai dei cambi, e oggi mancava Higuain, fai i cambi che fa il Napoli e la qualità rimane invariata, vuol dire che c'è veramente del materiale umano importante. Mister, sono qua. E quando dice che si prende la responsabilità, che lei è il primo responsabile, che cosa di preciso contesta se stesso? Se non sarebbe meglio aver paura di retrocedere, vista la tranquillità che forse ha portato questa situazione? Magari aver paura di retrocedere vuol dire avere dei vantaggi. A me in generale non piace aver paura. Credo che chi ha paura dimostra debolezza. Uno deve essere convinto, cosciente e consapevole delle proprie forze. Giocare con la paura, perdi 6-0. Quindi se questa strada ci porta qualche beneficio, è giusto percorrerla, ma non credo che sia molto utile. Nel mondo dello sport, ma nella vita in generale, non serve aver paura, serve avere la coscienza e la consapevolezza delle proprie qualità, dei propri mezzi, che possono essere superiori o inferiori anche agli avversari, però dimostrandoli sempre, cercando di fare, cercando di essere positivi, cercando di essere costruttivi. Questo semplicemente. Poi tutto il resto lascia il tempo che trova. Pensi a quale? Sulla responsabilità, è chiaro che sono l'allenatore, che devo essere il primo responsabile. No? Se le cose non vanno e non funzionano, così come avevo i meriti che non erano giusti fino da scrivere solo a Donadoni, ma da condividere con tutti quanti, adesso ci sono delle difficoltà, ci sono delle cose che vanno chiaramente migliorate, che vanno fatte in maniera diversa, e quindi la responsabilità dell'allenatore è quella di cercare di farle al meglio. Stai prendendo in considerazione delle decisioni estreme tipo il ritiro o no? Ma adesso arriveremo in nottata, quindi poi domani mattina, come da programma, avremo l'allenamento e lì valuteremo la cosa. Ok, grazie. Sera. Grazie.